Buongiorno a tutti, sono Domenico Passante, ricercatore Istat e responsabile dell'iniziativa sui bilanci degli enti locali, quindi comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. Questo lavoro è stato prodotto insieme al collega Simone Cavatorta, collaboratore tecnico enti di ricerca Istat. Il poster si intitola Entrate e spese delle unioni di comuni, un esempio di integrazione tra le banche dati BIDAP e SIOPE. In effetti, i dati oggetto di analisi e relativi alle unioni di comuni sono stati acquisiti tramite la nuova banca dati delle amministrazioni pubbliche, BIDAP. Per le mancate risposte totali, è stato necessario ricorrere alla banca dati SIOPE, Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici. Occorre precisare che i dati SIOPE sono dati di cassa, quindi è stato necessario stimare le variabili che ci interessano. In particolare, per gli incassi SIOPE, occorre stimare gli accertamenti, le riscossioni in conto competenze e le riscossioni in conto residui. Per i pagamenti SIOPE occorre stimare gli impegni, i pagamenti in conto competenze e i pagamenti in conto residui. In questo modo è stato possibile, stimare le entrate e le spese relative all'intero universo delle unioni di comuni. Inoltre, l'analisi si avvale in questo lavoro dei principali indicatori economico-strutturali conosciuti in letteratura e utilizzati per un'analisi a livello nazionale. Vi lascio a questo punto alla lettura del poster e vi auguro una buona conferenza.